Cari amici, bentornati su Mirado di Rado, oggi rasatura a scrocco. Rasoio, Rasorock, Game Changer, 84P, manico UFO, eccolo qua. Rasatura a scrocco totale, tranne il pennello, tutto prestatomi da Michele, il nostro Alpha Tap. Ciao Michele e grazie. La bandiera inglese, perché la bandiera inglese in copertina? Perché naturalmente mi trovo a utilizzare un set in maniera molto curiosa. Il set è questo, God Save the Queen, oggi ve ne parlo prima di utilizzarlo, di Pinnacle Grooming, con anche il suo after. Eccolo qua. Perché in maniera curiosa? Perché tempo fa, quando ho venduto sul mercatino il set completo Saturno di TFS, un altro Michele, che saluto, il quale poi ha acquistato il set di Saturno, spero ti piaccia, mi ha proposto in scambio questo set qui, usato pochissimo. Però andando a leggere un po' la piramide olfattiva, anche andando ad ascoltare le descrizioni che ne hanno fatto altri utenti, non è che non mi sono fidato, è che non mi ha incuriosito. Sapete che se un prodotto mi incuriosisce, allora ok, ci faccio un pensiero, poi lo provo, magari mi piace, non mi piace, ok, però non è scattato nulla ascoltando un po'. Ora mi ritrovo a provarlo grazie ad Alpha Tap. Dentro il Game Changer ci metto una Gillette 7 O'Clock Super Platinum, pacchetto da 86, ce ne stanno una sessantina qua dentro. Pacchettone, oh. E quindi, rasoio in acciaio, bello pesantuccio, eh. Manico UFO, anche se in realtà c'è un altro manico lì. C'è un altro manico, ma che userò per fatti miei. Magari poi ci metterò anche il manico Icon, quello Bulldog. 7 O'Clock Super Platinum, mai provate, mai provate. Allora, non ci sono i pin, vedete, non ci sono i pin, c'è semplicemente, però la lametta si mette perfettamente, si allinea alla perfezione nonostante l'assenza di quei pin che sono solo un po' accennati. Infatti la sua simmetria è perfetta. Qui dovremmo vedere la sua esposizione, il suo gap anche, e io direi di procedere. Dunque, Michele nel sapone ci schiaffa il pennello perché si vede, insomma, è tutto bello allisciato, quindi farò altrettanto anch'io. Profumazione, boh, sembra un profumo che sentivo da piccolo in un bar. Sì, tipo di caramelle, di gomme. No, raga, lo sapete che io sono tutto strano da questo punto di vista, quindi prendete con le pinze quanto vi sto dicendo. Sto Game Changer me l'hanno consigliato in tanti, anche Marco Pisapia, insomma, tanti amici del canale, e vediamo, insomma, no? Vediamo com'è. Gesti da compiere in silenzio.
questi sono i barattoli comodi per fare un buon prelievo. Che cacchio. Questi sì che sono barattoli. Mi ricorda anche l'odore del percloro. Percloro è quel componente che si usa nelle tintorie, nelle lavanderie a secco, no? Molto complesso, particolare. Barba è di 3 giorni, 2 giorni e mezzo, no, 3 e mezzo. Come ai vecchi tempi, insomma, sarà passato un mese da che vi portavo la barba di 3 giorni e mezzo, quindi metà settimana praticamente. Allora, Game Changer 84, sì, 84P, con Gillette 7 O'Clock Super Platinum Bonus. Il feeling del rasoio è spettacolare. Un po' pungente questo sapone, chissà che componente è che lo rende così pungente. Sarei curioso.
sono piacevolmente colpito da questo rasoio. C'è poca roba in faccia. Poca roba. Secondo giro di contropelo, vediamo se il feeling rimane. Quello che vi devo dire, a parte questo puntino qui, finora
Ho fatto il somaro qui, eh. Vediamo come va. Per aver fatto l'asino anche fin troppo bene. Due puntini qui sotto e uno qua sopra. Qui adesso magari un po' ho scavato, perché a un certo punto sono andato a forzare perché voglio vedere che succede con un rasoio del genere. Perché dico con un rasoio del genere? Perché il feeling è pazzesco. È un rasoio eccezionale. Qui sotto, vabbè, adesso sta, quando poi sono andato a insistere, se mi fossi fermato prima, come dico sempre e poi non faccio mai, sarebbe andata decisamente meglio, ma è andata bene, benissimo, benissimo, rasoio pazzesco, bello, mi piace. Manico, sì, non lo so, forse devo provare anche l'altro, però, perché manico UFO, sì, diciamo, alla mano va benissimo, però io sono più per le forme lineari, questa pallina che c'è sotto, un po' tipo il tech and ball, o ball end, come preferite. Ok, questa parte qui sotto non è che mi faccia impazzire. Qua sotto ho scavato con un somaro mannaro e quindi ora ci metterò il mio amato stick salvavita. ci vuole, perché ho fatto veramente il somaro in contropelo, come se non ci fosse un domani, ma era per capire se anche lui, nonostante la sua delicatezza, potesse fare qualche punto. E sì, è pur sempre un rasoio, caro Manuel, è pur sempre un rasoio con una lametta dentro, anche se la lametta si è comportata alla stragrande, all'interno del game changer di Razorock. Che poi ce ne sono diversi tipi. 84P, leggo sempre perché non voglio confondermi con un altro modello che sinceramente ora non ricordo. Quindi intanto prime impressioni su rasoio e lamette. Queste 7 o'clock Super Platinum di Gillette insieme al Razorock Game Changer 84P, una combinazione veramente pazzesca, un feeling sulla pelle ottimo, un risultato spettacolare. Io il BBS tattile, zona critica affrontata come se non ci fosse criticità, peso consistente, peso rilevante. Sono andato anche un po' a calcare sul viso, nonostante tutto, nei punti, solo nei punti in cui solitamente io mi procuro dei red point, la tradizione continua, e quindi solo in quelle zone lì.
che ora sciacquo via dall'allume, no? Dello stick. Ma per il resto, sensazione fenomenale. Sapone. Il sapone, che ora prontamente sciacquo, tanto io e Michele i saponi li gestiamo allo stesso modo, quindi il sapone, questo è il tappo semplicemente, God Save the Queen di Pinnacle Grooming. Tra gli ingredienti, beef tallow, olio di ricino, olio d'oliva, olio di cocco, burro di cocco, vitamina E. Ragazzi, è spettacolare, a un inci di tutto rispetto. A un inci di tutto rispetto, e mi sarebbe convenuto accettare quel cambio proposto dall'altro amico Michele. Però, insomma, non è detto che non possa comprarlo. Se si trova ancora, nuovo però, nuovo. Di questo poi lo restituirò a Michele. La profumazione, devo ancora capirla un pochino, cioè devo ancora capire, perché inizialmente mi ha fatto venire in mente il bar dove andavo con mio padre quando frequentava il bar della città, il bar qui del quartiere. E questo profumo, non so se è un profumo questo, ditemelo voi, di Brooklyn, no? Il bar di Brooklyn, appena entri nello stand, quindi quando vai alla cassa a pagare, senti questo odore di Brooklyn, di mentine, di caramelle nel barattolo, e poi se ti allontani verso la sala gioco, dove si giocava a carte, a biliardo, lì allora poi fumo, sigaretta, eccetera, però nella zona del bancone. Poi però in viso mi ha fatto venire in mente anche la lavanderia, e quindi anche una camicia appena stirata, appena lavata, quindi una lavata in lavanderia, quindi con questo profumo pungente di percloro e magari anche con l'amido per il colletto. Ma io andrei a mettermi in viso il dopo barba. Profumazione sembra richiamare il sapone, chiaramente, però la sento un po' differente. Sì, allora sicuramente, vabbè, la fragranza è quella. Sento però più la parte della Brooklyn. Però dovrebbe essere God Save the Queen, quindi con Brooklyn cosa c'entra? Sì, confermo tutte le sensazioni dette dal sapone. Poi in viso in questo momento non pizzica più, all'applicazione giusto un leggero sentore accentuato nelle zone in cui mi sono procurato dei puntini, ma in linea generale non brucia. Poi ho caricato un po' anche di prodotto, mi comprenderà il buon Alpha Tap. Quindi, tanto il sapone si è asciutto, lo posso chiudere.
Ok. Quindi Pinnacle Grooming, God Save the Queen, con Freddie Mercury in Bella Vista. E questo è un calligramma, calligramma dove con i testi delle canzoni è stato ricostruito questo profilo, questa silhouette, che poi non è una silhouette, è semplicemente una soglia, una virata in soglia, quindi praticamente solo le ombre, le caratteristiche scure, per far capire di che soggetto stiamo parlando. C'è qualche elemento in oro, diciamo così, qualche lettera che si intravede avere un'altra colorazione per simulare l'oro. Anche tutto nero andava benissimo lo stesso. Questo è quanto, quindi vabbè, il sapone, vede il pennello, lo Yaki Ferrari, ma io dello Yaki Ferrari non devo dire nulla. Adoro, adoro, adoro. Questa è la rasatura di oggi. Prossime rasature o altri prodotti da testare, sempre grazie a Michele, e penso della stessa tipologia, sono soltanto variazioni di fragranze e credo di ingredienti, perlomeno, però dovrebbe essere della stessa produzione. Quindi io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, statemi sempre bene e come sempre, ciao da Manuel e da Mirado Tirado.